Housework, the work all women do. The only work that isn't considered work. The only work you don't retire from. The only work you don't get wages for. We, the undersigned, demand wages for housework from the government. Nel 72 si costituisce infatti a Padova il collettivo internazionale femminista per promuovere il dibattito e coordinare l'azione sulla questione del lavoro domestico. È composto da 4 donne attiviste residenti in 4 paesi diversi. Definimmo le casalinghe operaie della casa e chiedemmo un salario per retribuire il loro lavoro e soprattutto per dare un'autonomia alla donna. E affermavo che in quanto operaie della casa le donne avevano un grande potere, potevano rifiutarsi di produrre e riprodurre la forza lavoro. Il salario dell'uomo comanda il lavoro domestico della donna dietro di lui. Quindi con un salario il capitale in realtà acquista 2 lavoratori. Ed è molto facile vedere come alcuni uomini condannano la cosa, altri uomini sono molto stupiti. Le donne più anziane di noi avevano generalmente un atteggiamento molto positivo sul fatto di sentir menzionare, dandogli tanta importanza, quel lavoro che le aveva oppresse per tutta la vita. Poi c'erano anche delle donne che stavano con noi giovani, no, dicendo «Eh sì, il lavoro domestico non è che tu ne fai tanto». Quindi le figlie, giudicate dalla madre, come dire. Le più importanti furono quelle di maestre l'8 marzo 74 e il 1 maggio sempre maestre del 75 e quella di Napoli del 1 maggio 76. C'erano una ventina di sedi di lotta femminista da nord a sud di tutta Italia. La nostra strumentazione erano i volantini, i documenti che ci circostilavamo, gli striscioni che portavamo nelle manifestazioni e quant'altro. Wages for housework campaign. Hello. On top of housework, there is the second job, often housework again. Nursing, cooking, cleaning, sewing. We get a wage for that second job, a low one. Housewives, some of them are in revolt with a battle cry of wages for housework. We're trained as little girls, our brothers don't do it, we do it. As we get older, we not only do it for husbands, but we do it for boyfriends.